Gesù aveva appena detto ai suoi discepoli che lui doveva andare a Gerusalemme, dove lo aspettava una grandissima sofferenza, in una parola, la croce. I discepoli restano ovviamente turbati. Gesù se ne accorge, allora prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e con loro sale su un alto monte. Alla sera si fermano a pregare e, mentre i discepoli si fermano a riposare, Gesù continua la sua preghiera e, mentre prega, succede una cosa straordinaria. Il suo volto, le sue vesti, tutto si trasfigura, viene avvolto da una luce bianchissima e al suo fianco appaiono Elia, che è il più grande dei profeti, e Mosè, che ha guidato il popolo di Israele per conto di Dio e a cui Dio ha dato la legge da dare al suo popolo. Pietro e gli altri si svegliano e, vedendo tutto questo e sentendo la grande pace che questo evento emana, dicono: «È bellissimo! Facciamo 3 tende per voi, così rimarrete qua». Ma d'improvviso la nube sparisce, quella nube che era arrivata facendo sentire la voce di Dio che dice: «Ascoltate quello che dice». Quando scesero dal monte, Gesù chiese ai suoi discepoli di non dire niente a nessuno finché non sarebbe avvenuta la sua resurrezione. Ma i discepoli in fondo si chiedevano di che cosa stesse parlando, perché ancora non avevano sentito parlare, non capivano, e si chiedevano: che cos'è questa resurrezione?